Buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a vedere come finire la quest del divinità. Andremo quindi a continuare la prima parte di questa guida, vedendo quali sono i procedimenti che dovremmo effettuare all'interno del raid per completare la quest e ottenere quindi il fucile laser divinità. Nella prima parte ci eravamo lasciati dopo aver comprato il nucleo di decriptazione. Ebbene, inizieremo questa seconda parte entrando proprio nel raid. Prima di iniziare ci tengo a dirvi che non ho ancora completato questa fase della quest. Di conseguenza non rischierò di darvi informazioni sbagliate descrivendo precisamente quello che bisognerà fare, ma vi darò delle informazioni generali lasciandovi in descrizione il video didatto in cui vi spiega tutto per filo e per segno, video il cui gameplay state vedendo in questo momento. Ma andiamo subito a vedere come iniziare questa seconda fase. Una volta spawnati dovrete entrare all'interno della stanza segreta che sarà esattamente sotto allo spawn e dovrete quindi inserire il nucleo di decriptazione all'interno del reticolo Vex. Fatto ciò potete riconoscere in basso a sinistra che la quest sarà iniziata e che quindi dovrete completare alcuni puzzle lungo tutto il raid per appunto poter sbloccare il divinità. Il primo puzzle si trova prima del primo step, esattamente nel tunnel gigante che dobbiamo attraversare all'inizio. Ebbene, in questo, a destra e a sinistra, troverete due buchi. Qui troverete due nodi, appunto, uno a destra e uno a sinistra, esattamente uguali a quelli che troverete all'interno di tutto il raid, e che quindi, se colpiti da un proiettile, si attiveranno e collegheranno i vari giocatori. Molto semplicemente, nei primi due puzzle, dovrete collegare il primo nodo al secondo. Di conseguenza in questo caso vi metterete tre a destra e tre a sinistra in modo tale da collegare i due nodi. Fatto ciò dovrete proseguire con il raid e dopo il primo step, quando attraverseremo il campo fiorito, sulla destra troveremo un albero rosa, accanto al quale ci sarà un altro buco che ci porterà al secondo puzzle. Come prima dovremo collegare due nodi, con l'unica differenza che questi saranno divisi da alcune pareti su cui saranno posizionati dei buchi azzurri. Dovrete quindi seguire i vari percorsi e mettervi ognuno in mezzo a due pareti per collegare i secondi nodi. Continuando verso il terzo step, quando arriveremo nella zona delle piattaforme floreali, troveremo il terzo puzzle, che tuttavia sarà leggermente diverso dai primi due. Infatti questa volta, una volta attivato il nodo, compariranno 6 prismi, che molto semplicemente dovremo far attraversare dal raggio. Di conseguenza, attivando il primo nodo, ci metteremo ognuno su un prisma e supereremo anche il terzo puzzle. Il quarto puzzle si trova dopo il terzo step, esattamente alla fine del mini tunnel in cui dobbiamo fare una sorta di parkour. In questo caso, come nel precedente, dovremmo completare tutti quanti i prismi, con un'unica differenza. Una volta attivato il prisma e collegati tutti e 6 giocatori, il sesto giocatore verrà collegato al primo, avendo quindi un percorso circolare. Fatto ciò, dovrete quindi muovervi in gruppo in modo tale da non scollegarvi e non sarete però più vincolati al reticolo iniziale. In questo caso, per collegare tutti i prismi, dovrete però saltare sopra una colonna, in modo da circondarla. Sarà quindi a voi sincronizzarvi bene per appunto saltarla senza rompere il legame. Per quanto riguarda il quinto puzzle, questo si attiverà dallo stesso reticolo di prima, con l'unica differenza che stavolta dovremo attraversare il tunnel, ovviamente sempre spostandoci in gruppo e non facendo rompere il legame. I prismi questa volta spawneranno un po' più avanti e per raggiungerli saremo ostacolati da delle arpie. Queste saranno lo stesso tipo di arpie che troviamo nel raid e nell'offensiva Vex, quindi arpie esplosive che molto semplicemente ci verranno addosso e ci faranno esplodere. Per poter quindi superare questo punto dovrete baitare le arpie in modo tale da farle avvicinare ma farle esplodere quando vi sarete allontanati. Molto semplicemente vi basterà farle avvicinare e quando vedrete che stanno per esplodere allontanarvi, perché in quel momento non si sposteranno più. Passando ora al sesto puzzle, questo lo troverete dopo il terzo step, precisamente fra le due cascate. Dovrete entrare nella caverna, andare in fondo e come al solito collegare i reticoli passando per i prismi. Per quanto riguarda invece l'ultimo puzzle, questo si troverà esattamente accanto al precedente. Una volta però attivati i reticoli compariranno 6 prismi, differenti da quelli di prima. In questo caso dovrete ancora collegare i vari prismi, tuttavia seguendo dei percorsi prestabiliti. Vedrete quindi che una linea blu attraverserà tutti quanti i prismi e dovrete seguirla per appunto completare il puzzle. Quest'ultima azione andrà fatta per 7 volte e completato quindi anche l'ultimo puzzle. Se avrete fatto tutto ciò avendo la quest e seguendo il percorso, alla fine del raid troverete due casse, una delle quali vi dropperà il divinità. Detto questo ragazzi, io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo. Ditelo a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la tradissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantastico sito. Io vi ricordo che trovate il video completo didatto in descrizione nelle schede. E detto questo ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.